Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi torniamo ai dolci e facciamo insieme la torta allo yogurt. Buonissima, sofficissima, delicatissima, davvero squisita. Da quando l'ho fatta per la prima volta, la mia famiglia desidera solo questa, per colazione o merenda. È davvero squisita. Provatela tranquillamente, il risultato è eccellente. Iniziamo a fare l'impasto base. Facciamo sciogliere 70 g di burro in un pentolino e raffreddare completamente. Dividiamo due tuorli di uovo dall'albume, mettiamo in una bacinella, aggiungiamo 70 g di zucchero e sbattiamo con la forchetta o con una frusta fino a sciogliere completamente lo zucchero. Aggiungiamo il burro ormai raffreddato e mescoliamo. Poi 200 g di farina 00, bucce di mezzo limone fresco, pizzico di sale, 4 g di lievito per dolci. Mescoliamo prima con un cucchiaio, poi a mano. Andiamo a compattare completamente l'impasto. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Adesso dividiamo l'impasto in due parti uguali ed andiamo ad arrotolare con le mani. Avvolgiamo in pellicola e schiacciamo una delle due parti. Andiamo a riporre in freezer per 30 minuti. Prepariamo una teglia di 20 cm di diametro e mettiamo la carta da forno sul fondo. Togliamo dal freezer una delle due parti, quella piatta. Adagiamola al centro della teglia ed andiamo ad espanderla con le mani. Poi aiutiamoci con il mattarello fino a quando l'impasto raggiunge le estremità. Rimettiamo in teglia. E continuiamo ad allungare l'impasto fino al bordo con le mani. Non preoccupatevi se ci sono delle imperfezioni, la cottura al forno risolverà il problema. Rimettiamo in freezer per 30 minuti. Adesso prepariamo l'impasto dello yogurt. Mettiamo in una bacinella i due albumi di uovo e mescoliamo con il frullatore, aggiungendo man mano 70 g di zucchero. Mescoliamo fino a quando lo zucchero si è completamente sciolto. In una seconda bacinella mettiamo 400 g di yogurt alla vaniglia e 50 g di farina. Mescoliamo con il frullatore. Fino a quando è bello compatto e denso. Aggiungiamo allo yogurt l'impasto di prima, quello di albume e zucchero.
Ed aiutandoci con una spatola andiamo a mescolare gli ingredienti da giù a su per l'ottima riuscita. Dopo i 30 minuti togliamo la teglia dal freezer ed andiamo a versare la nostra farcitura di yogurt. Livelliamo con una spatola. E alla fine, sempre con la spatola, dividiamo lo yogurt dalla teglia. Togliamo dal freezer il secondo impasto base, ovvero quello tondo, ed aiutandoci con una grattugia andiamo a sbriciolarlo sullo yogurt. Aiutandoci con le mani andiamo ad espandere la sbriciolatura fino ai bordi. Nel frattempo accendiamo il forno a 180 gradi, temperatura statica. Inforniamo la nostra torta per 30 minuti. Sforniamo e a temperatura ambiente lasciamo raffreddare per circa un'ora. Dopo l'ora di riposo andiamo a dividere il bordo dalla torta con un coltello. Eliminiamo il bordo della teglia, lasciando ancora il fondo e la carta da forno. E lasciamo raffreddare per ulteriori 2 ore. Trascorse le 2 ore, andiamo ad eliminare sia il fondo che la carta da forno. Con molta delicatezza, esattamente come vedete in video. Posiamo la torta su un vassoio e lasciamo raffreddare completamente, eventualmente in frigorifero, per 3-4 ore. Poi spolveriamo con un po' di zucchero filato, tagliamo e serviamo a tavola. Credetemi, questa torta è davvero golosissima. Ingredienti per l'impasto base: 2 tuorli di uovo, 70 g di zucchero, 70 g di burro sfuso, 200 g di farina 00, bucce di mezzo limone grattugiato, pizzico di sale, 4 g di lievito per dolci. Impasto della farcitura: 2 albumi, 70 g di zucchero, 400 g di yogurt alla vaniglia, 50 g di farina. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!